svolta nell'ambito delle indagini dei carabinieri a seguito di una rapina perpetrata a Naro a danno di una gioielleria nel centro cittadino, dove due uomini travisati da cappellini e occhiali da sole sono irrotti e hanno arraffato oggetti preziosi per circa 2.000 euro. La proprietaria ha tentato di reagire anche con un morso sul braccio di uno dei malviventi e lui ha violentemente colpito al volto con un pugno, provocandole delle ferite. I carabinieri della compagnia di Licata e della stazione di Naro, tramite soprattutto un identikit frutto delle testimonianze acquisite e avvalendosi delle immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza, hanno sospettato un uomo di 40 anni, originario di Naro ma residente da tempo a Catania. Lo hanno rintracciato e sul suo braccio hanno riscontrato il segno del morso. L'uomo, GC sono le iniziali del nome, 40 anni, ha ammesso le proprie responsabilità. All'autorità giudiziaria risponderà di rapina aggravata. Le indagini proseguono alla ricerca del complice. E i carabinieri di Agrigento hanno scoperto una maxi piantagione di marijuana a Canicattì. Una trentina di militari sono irrotti in un garage e hanno soppresso un imprenditore agricolo di Canicattì di 44 anni intento a maneggiare un grosso quantitativo di marijuana già essiccata. E poi in un terreno adiacente hanno scoperto una maxi piantagione tra 200 piante di marijuana alte ben oltre 2 metri. Ammonta ad alcune centinaia di migliaia di euro il potenziale valore al dettaglio dello stupefacente sequestrato. L'uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari. A breve saranno svolti i relativi esami di laboratorio per stabilire il livello di principio attivo della sostanza sequestrata.